Ecco, siamo qua con Paola ed Emanuela alla famosa Mornizza e al primo punto di ristoro dall'azienda agricola Chiappone. Siamo alla terza edizione, voi avete quasi sempre partecipato a tutte le edizioni. Una vostra impressione, una vostra considerazione su questa camminata? Sì, nel mio caso è la terza volta, 3 su 3, però con percorsi leggermente diversi. Il primo anno ho fatto Vada Mornese e l'anno scorso, quest'anno, la prima tappa. L'esperienza, visto che sono qua per la terza volta, è sicuramente appagante da tutti i punti di vista, anche per il ristoro di Chiappone, che ringrazio anche da parte degli altri. E si cammina, si sta insieme e poi vabbè, c'è la dimensione del condividere qualche cosa anche legato alla Madonna a cui io sono legata. E l'inserimento ambientale aiuta? Il pa Inserimento? ambientale, il passaggio in Ah, mezzo. sicuramente, certo, il fatto che si passi in mezzo alle vigne, la tappa di Castelboglione, poi Castelrocchiero, sicuramente, poi vabbè, di là c'è il bosco di Ovada e Mornese, fantastici da un punto di vista naturalistico. Quindi la considerazione direi che è nettamente positiva. Grazie. Assolutamente. A te. Sì, io devo dire che è la prima volta che partecipo alla Mornese Nizza e devo dire che è proprio una bella esperienza. È bello anche incontrare persone che magari non si ha l'opportunità di vedere tutti i giorni, come ad esempio Manuela. È stata una bella passeggiata finora, molto piacevole, con persone veramente molto piacevoli e che c'è proprio un sentimento di condivisione e di passare attraverso queste bellissime colline con la serenità comunque dello spirito salesiano. Ottimo, grazie. A A te, dopo. ciao. Ciao.